Beautiful anticipazioni, puntate americane. Steffi pugnala Sheila al cuore. Un vero e proprio dramma si consumerà nei prossimi appuntamenti in onda sulla CBS. Steffi ucciderà Sheila, dopo che quest'ultima si intrufolerà di nascosto in casa sua con cattivissime intenzioni. Nel frattempo, crescerà sempre la sintonia tra Hope e Finn, che dimostreranno di avere la stessa opinione riguardo alla Carter. Prima di questo, però, Liam passerà da Deacon per parlare della minaccia rappresentata da Sheila. Il barman, nel corso di un lungo dialogo, gli rivelerà che la donna è solita incontrare un personaggio avvolto nel mistero. Beautiful anticipazioni, puntate americane. Deacon fa una confessione a Liam su Sheila. Suspense, misteri e tensione. Saranno gli ingredienti che contraddistingueranno i prossimi appuntamenti americani di Beautiful. Sheila sta pianificando la sua prossima mossa per colpire Steffi, la sua acerrima nemica? E quanto trapela dalle nuove news made in USA? Tutto comincerà quando, un giorno, Liam raggiungerà Deacon per parlare del pericolo rappresentato da Sheila. L'uomo, nel corso di un dialogo, gli farà sapere che la donna è solita assentarsi ultimamente, per incontrare una persona legata al suo passato. Di chi si tratterà? L'uomo gli assicurerà che la Carter è cambiata e di essere felice al suo fianco. Gli garantirà che quella donna sta soltanto cercando di avere un rapporto pacifico con Steffi, per ristabilire i contatti con Finn e con i suoi nipoti. Liam, però, non crederà alle sue parole. Gli rammenterà che la Carter è una donna folle e con seri problemi mentali. Il barman, però, gli ricorderà che è una persona libera ormai, scagionata dalla sentenza di un giudice. E che, tra le altre cose, ultimamente, sta provando a riallacciare i rapporti con una persona legata al suo passato. Sentendo queste parole, lo Spencer inizierà ad allarmarsi. Dubiterà che possa esserci qualcuno disposto ad incontrarla con amore, dal momento che tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerla hanno scelto poi di prendere le distanze. Intanto, chiuso nel suo studio medico, Finn sembrerà molto provato. D'improvviso, arriverà Hope che, dopo aver ascoltato il suo sfogo, sarà concorde nel ritenere che Steffi, punzecchiando, continuamente l'odiata suocera, sta rischiando di risvegliare i suoi tipici atteggiamenti sociopatici e psicotici. Pur essendo consapevole della pericolosità di Sheila, il dottore ammetterà di non volerla vedere morire, come invece desidererebbe sua moglie. Hope affermerà con forza di non credere che la Dark Lady sia cambiata. I suoi problemi psicologici si sono soltanto assopiti. Tuttavia, proprio come Finn, ribadirà di non volere la sua dipartita e di rispettare il fatto che Sheila sia pur sempre una madre. Specificherà di comprendere fortemente il suo stato d'animo, dal momento che anche lei, con Deacon, ha patito le sue stesse pene. Pur non accettando la relazione tra suo padre e la Carter, affermerà di essere in totale sintonia con il pensiero del dottore, sviluppando nei suoi riguardi una forte empatia. E quando, più tardi, si recherà alla Forrester Creations e sentirà Brooke spendere dure parole per Sheila, non esiterà a difendere Finn a spada tratta. Come è ovvio supporre, le sue parole allarmeranno la Logan, che inizierà a sospettare anche altro. Che tra sua figlia e l'affascinante medico sia in corso una speciale attrazione? Vedremo. Intanto, Sheila, dopo essere stata da Deacon, si recherà nuovamente dal misterioso personaggio appartenente al suo passato. E, più arrabbiata che mai con Steffi, dimostrerà di avere una oscura macchinazione in mente. Di cosa si tratterà? Beautiful anticipazioni, puntate americane. Steffi accoltella Sheila. Gli episodi statunitensi di Beautiful si tingono di noir. Sheila morirà sotto i colpi di pugnale di Steffi che, per difendersi dalla folle suocera, attenterà alla sua vita in una buia notte tempestosa. Poc'anzi vi abbiamo rivelato che, in America, i rapporti tra le due donne andranno ad inasprirsi di nuovo. Nel corso di un violento litigio, Steffi arriverà a perdere le staffe ed a mollare un pugno alla Carter. Poi ammetterà di non desiderare altro che la sua morte, per vivere serenamente il suo matrimonio con Finn. Quest'ultimo, però, non gradirà le sue esternazioni, apparendo molto confuso. Una notte, ecco che si arriverà al dramma, già peraltro preannunciato. Sheila, armata di coltello e con un cappuccio in testa per rendersi irriconoscibile, si presenterà di nascosto a casa della nuora, determinata a porre fine alla sua esistenza. Gli strani rumori provenienti dal giardino terrorizzeranno la padrona di casa che si preparerà a difendersi.
Nell'oscurità la Carter, in preda al delirio, inizierà a pronunciare parole inquietanti. A causa di un blackout, la residenza di Steffi verrà poi avvolta dall'oscurità. Terrorizzata, la giovane afferrerà un affilatissimo coltello. Ad un tratto, una inquietante ombra nera comparirà sulla parete. In quegli stessi istanti, Steffi riceverà una telefonata da parte di Finn, preoccupato per l'aggravarsi delle condizioni meteo. Chiusa frettolosamente la chiamata, la Forrester inizierà a mettersi in cerca di alcune candele per fare un po' di luce. Sheila le si paleserà davanti all'improvviso. Spaventatissima, Steffi affonderà il suo coltello nel cuore della donna, che si accascerà a terra, tossendo sangue e smettendo di respirare. Sotto shock, la osserverà esalare gli ultimi respiri. Poi prenderà immediatamente il telefono per allertare i soccorsi, spiegando nei dettagli quanto accaduto. Dopo un po', ecco che sopraggiungeranno i medici. Steffi, disperata, spiegherà di conoscere bene la persona che ha coltellato, una donna che in passato ha già attentato più volte alla sua vita e a quella dei suoi familiari. Proprio quando i paramedici dichiareranno Sheila morta e ne caricheranno il corpo sull'ambulanza, Finn rientrerà a casa. Steffi, sotto shock, si vedrà costretta a rivelargli tutto. Incredulo, il dottore fisserà la scena del crimine, mentre la moglie gli ribadirà di aver agito per legittima difesa. Intanto, alla Forrester Creations, Carter si precipiterà da Ridge e Thomas per informarli dell'omicidio. Successivamente, l'avvocato si recherà da Brooke e Hope che, in quegli stessi istanti, staranno parlando proprio della Dark Lady e dell'assurda decisione di Deacon di sposarla. Brooke affermerà di non credere nella dipartita della Carter, precisando che quella donna è molto diabolica. Steffi, invece, ancora provata dagli eventi, racconterà al padre e al fratello come si sono svolti i fatti. Finn, sentendo i Forrester commentare in maniera aspra la morte della sua mamma biologica, si rivolgerà a Ridge con parole dure. Poi, inginocchiandosi sul pavimento, toccherà il sangue della donna, tuonando contro Steffi. Lei, sconvolta, indietreggerà. Dopo qualche ora, ecco che arriverà la polizia. Finn deciderà di lasciare sola la moglie. Intanto, in azienda, i pensieri di Hope saranno tutti rivolti verso Finn. Sempre più in ansia, la ragazza deciderà di recarsi da Deacon, in modo da dargli la triste novella. Purtroppo, però, l'uomo sembrerà sparito nel nulla. Al suo posto, vi troverà Finn, anche lui giunto per lo stesso motivo. Piangendo, preciserà di essere perfettamente consapevole del passato criminale della madre. Ribadirà che quella donna, per quanto maledetta, è stata colei che lo ha messo al mondo. Ora Steffi, uccidendola, gli ha tolto per sempre la possibilità di costruire un rapporto sano con lei. Hope lo stringerà forte forte a sé, dimostrando di essere perfettamente d'accordo con lui. I due, poi, continueranno a scambiarsi reciproche confidenze, dimostrando di avere molti punti in comune. Intanto, sola e sotto shock, Steffi risponderà a tutte le domande di Baker. Ridge, lì presente, sarà sempre più arrabbiato a causa dell'assenza di Finn. E ci chiediamo: Sheila è morta davvero? O è riuscita ad emulare la sua scomparsa anche questa volta? In verità, il fatto che Sharp abbia lasciato improvvisamente la sua abitazione subito dopo la drammatica notizia lascia aperti diversi interrogativi. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.